Lontana dai grandi centri commerciali, Lucca vive da sempre nella sua tranquillità di provincia. Ma ogni 2 anni la città diventa centro di interesse internazionale in occasione del Salone dei Comics, del cinema d'animazione e dell'illustrazione. Disegnatori, editori, animatori, mercanti, collezionisti, giornalisti alla ricerca dell'insolito formano una folla eterogenea che per una settimana sconvolge la vita dei cittadini. Ma com'è nata l'idea di questa mostra? Cominciamo col riassunto delle puntate precedenti. L'idea è nata a Bordighera nel 1965 nell'ambito del Salone dell'Umorismo. Poi si è trasferita a Lucca subito dopo e da allora è proseguita a Lucca automaticamente, direi, allargando le sue dimensioni di anno in anno, prima al cinema d'animazione e poi all'illustrazione. E credo, senza falsa modestia, di poter dire che oggi Lucca è un avvenimento culturale da un lato e industriale dall'altro, a cui si guarda con estremo interesse da tutto il mondo. L'autore trova a Lucca un posto accogliente dove ha la possibilità di incontrare colleghi, dove sa di essere protagonista in prima persona, ma ha anche la possibilità dell'incontro con l'editore, naturalmente italiano e straniero, e l'occasione industriale e commerciale per affermarsi. Attenzione, di fronte allo stand di Frigidaire è stato aperto un nuovo stand di Frigidaire. In questo stand si trova Massimo Mattioli, che firma le copie del suo album Giocalaxi. Massimo Mattioli, l'unico disegnatore premiato 2 volte con lo Yellow Key. Ecco, Mattioli come sadico, Mattioli come cattivo dei Frigidaire. Cosa disegni, cosa fai, chi ti legge? Ma io... cioè sì, forse sono sadico, comunque essenzialmente mi piace divertire la gente, no? Cioè fare spettacolo, quindi, cioè vedi, mi diverte, non so, adoperare dei colori violenti, fare delle storie, per esempio questa è una trasposizione di una canzone di un gruppo inglese rock, oppure adoperare per esempio il video come pretesto per raccontare un improbabile telefilm di fantascienza anni 50 di cui si è perso l'inizio perché è una pellicola vecchia, in realtà è tutto un gioco. Mi diverte molto giocare con tutti i mezzi che dà il fumetto e fare spettacolo il più possibile. Ecco, per esempio qui, questo qui l'ho fatto in inglese e poi ho scritto le didascalie, la traduzione in italiano sotto, perché lo trovo più divertente in inglese, tipo cartone animato. Giocalaxi magari è forse meno disneyano di altre cose che faccio, mi diverte giocare anche su quello, cioè anche su tutta l'eredità dei fumetti classici. Vabbè, perché sei venuto a Lucca? Perché la manifestazione è comunque una cosa molto interessante, sia per gli addetti ai lavori, sia per i non addetti ai lavori o la gente curiosa così che sta iniziando a entrare un po' nel circuito dei fumetti, dell'immagine, dei cartoni animati. E dicevo che è interessante perché dà l'occasione a tanta gente che lavora in tante città diverse di incontrarsi, di conoscersi, di informarsi, perché molti sono ignorantissimi sul loro stesso mestiere. E viene fuori una specie di partita di calcio, no? Cioè tra i manager, gli editori e la squadra degli autori principianti o professionisti o famosi, meno famosi, così. E i tifosi? Tu giocatore. E poi ci sono i tifosi, quelli che chiedono il disegnino, mi fa il disegnino, ah lei è... e poi magari sbagliano, insomma mi chiamano Pazienza oppure mi chiamano Scozzari, ah lei è Scozzari, una volta mi sono divertito a fare un disegno con lo stile di Scozzari, a firmarlo Scozzari, ah grazie tanto.
divertente. Qual è il fumetto che ti piace di più? Topolino. Topolino. Sì, leggete mai fumetti? No, io li legge mio figliolo, li legge mio figliolo. Cosa legge? Legge Topolino, legge Dracula, legge tutti quei fumetti lì. No, io no, io non voglio niente. No. Li legge. Ma perché? Perché io sono stato tanti anni all'estero e ora mi trovo qui, ho altre cose. Poi non ci ho avuto passione a leggere io, non c'ho neanche di passione. A me mi piace girare, capito? Tu che cosa leggi? Io leggo Topolino, Paperino. Diabolic no. La mamma non vuole. E poi a me non mi piacciono i mostri. Ho comprato Topolino alla bimba e c'era nella stupenda cittadina toscana, anche quest'anno si ria la mostra dei fumetti eccetera, quindi è importante penso, soprattutto per la conoscenza della città. No? Ecco, qual è il fumetto diciamo che va per la maggiore? Beh, sempre il classico Topolino, quello avrà sempre una storia ancora per molti anni. A quanto pare, Topolino è il personaggio più popolare della mostra. L'edizione tascabile del suo giornalino ha raggiunto il 1.000.000 di copie settimanali. Come è noto, le storie più interessanti dei personaggi di Walt Disney vengono da anni scritte e disegnate in Italia. In che percentuale su Topolino tascabile ci sono storie italiane rispetto a quelle americane o di altri paesi del mondo? In genere la prima e l'ultima, che sono le storie lunghe, le storie avventurose, sono italiane. E le storie centrali, quelle breve, più umoristiche, sono straniere o americane o danesi o francesi. Il tuo ruolo a Topolino? Io sono il responsabile delle storie italiane, cioè delle sceneggiature. E il Topolino italiano dura ormai da 50 anni. Quindi c'è una produzione vastissima che va un po' in tutto il mondo e noi produciamo circa 2.500 tavole all'anno. E soprattutto dal dopoguerra che questa produzione si è intensificata, però le prime storie italiane sono uscite addirittura nel 1932. Io cerco di evitare che gli sceneggiatori facciano magari soltanto il Topolino Detective, perché Topolino dovrebbe essere un personaggio avventuroso, protagonista di tutta una serie di avventure molto diverse. Cerchiamo di eliminare la violenza, il sadismo, le pistole, tutte quelle scene antipatiche che sono state fatte magari per anni, tipo i bisticci tra Paperino e Paperone per i soldi, eccetera. Ecco, non è facile perché ormai storie ne sono state fatte a migliaia. Però cerchiamo sempre di trovare qualche cosa di nuovo o trovare degli sviluppi diversi a temi già trattati, già spottati. Ecco, hai anche qualche nome di qualcuno degli autori più interessanti, diciamo, che si sono occupati di questa produzione? Indubbiamente il nome più grosso, anche se purtroppo è sconosciuto al grosso pubblico, è Romano Scarpa, che ha oltretutto creato numerosi personaggi, da Tomino Bip Bip a Brigitta, Paperetta Yeyet, Trudy, e ha recuperato vecchi personaggi che in America erano stati dimenticati come Macchia Nera o Tubi. Ecco, e poi tantissimi altri disegnatori come Massimo De Vita, come Giorgio Cavazzano, come Bottaro, eccetera. Cioè diciamo che appunto la produzione italiana è tra le più valide al mondo per ciò che riguarda le storie lunghe e avventurose. O emas en burbujas. La realidad argentina en cuanto a dibujo animado es muy compleja, es muy pobre. La realtà argentina per quanto riguarda i cartoni animati è molto complessa, molto povera, dato che ci sono pochi mezzi ed i costi sono troppo alti. Ci sono soltanto degli esperimenti isolati, non esiste uno stile argentino di cartone animato. La nostra serie dedicata ai poeti ispanoamericani che hanno scritto poesia per bambini ci ha richiesto 2 anni di lavoro ed uno sforzo personale non indifferente. Para cuando llueve yo tengo un paraguas que me cuenta mundos donde nace el agua. Río de risas, río que canta, corre, corre, corre sobre mi paraguas. El cielo se caerá sobre mi paraguas se caerá. Cada vez que llueve, abro mi paraguas que me cuenta mundos donde nace el agua. Caballo blanco, caballo pasa, galopa, galopa sobre mi paraguas. Si mañana llueve, te daré un paraguas que te cuente mundos donde nace el agua.
viento de nubes, viento con barba, gira, gira, gira sobre mi paraguas. Canela, Argentina. Credo che il nostro lavoro sia una buona dimostrazione della situazione reale del cartone animato in Argentina, dove si può fare questo e nient'altro. Se puede hacer eso y nada más que eso. E arrivò la terza ed ultima notte. A Lucca non si vedono solo fumetti, ma anche disegni animati. E non quelli fastidiosi e ripetitivi che le TV private propinano instancabilmente negli spazi riservati ai bambini. I film del salone non verranno forse programmati che in qualche cineclub specializzato e i mass media li ignoreranno del tutto, come fanno da sempre. Vedendo i film di Lucca ci si rende conto che il disegno animato è un'arte adulta, complessa, capace di esprimere concetti e trasmettere emozioni, come un racconto d'autore o d'una poesia. Perché tra tante città d'Italia e del mondo è stata scelta proprio Lucca? Questa potrebbe essere una domanda da rivolgere a coloro che forse per primi hanno fatto la proposta all'amministrazione comunale di Lucca. Diciamo, l'amministrazione comunale di Lucca più che altro ha dato fiducia a questa iniziativa. Però posso anche, entro certi limiti, dire che lo svolgimento del salone si è legato assai bene con la città, perché la città ha delle caratteristiche tutte sue, tutte particolari, che favoriscono lo svolgimento di iniziative culturali nelle quali in sostanza si possa muoverci, pensare senza essere assillati da un'infinità di altre iniziative e di altre cose. La città si presta particolarmente a, diciamo, alla riflessione, allo studio, forse direi che anche le caratteristiche storiche e architettoniche favoriscono lo svolgimento di attività culturali. Voi avete portato avanti una iniziativa contestatrice contro il comune. Per ottenere appunto gli spazi sociali perché i giovani si organizzassero su degli obiettivi, diciamo, di aggregazione su certe attività. E un'iniziativa che ha raccolto un certo numero di firme all'interno di partecipanti a Lucca 15, anche alcuni stranieri infatti hanno aderito. Comune di Lucca usa queste belle iniziative, queste iniziative che hanno un richiamo internazionale, per nascondere i problemi di ordine locale. Infatti il problema che noi poniamo praticamente da un anno, e con una certa anche attività alle spalle, è quello della mancanza di spazi sociali giovanili, soprattutto perché chiaramente noi poniamo questa esigenza, ma al limite non solo giovanili, perché recentemente è venuta fuori a Lucca la polemica sugli spazi sociali per gli anziani, eccetera eccetera. Malgrado le polemiche, c'è chi a Lucca da sempre trova uno spazio per vivere e lavorare. Il 15° Salone dei Comics ha avuto il merito di riscoprire, per esempio, Luisa Fantini, un'anziana illustratrice di libri e periodici per infanzia, nella Breccia fin dal lontano 1929. Non avrebbe mai desiderato di uscire un po' da Lucca, dalla sua città? No, vede, per lavorare non c'è meglio... Niente di meglio che una città come Lucca, tranquilla, silenziosa, insomma, relativamente. Lei però era nata a Viareggio. Sì, io sono nata a Viareggio. Ha un po' di rimpianti per la Viareggio di allora. Quello per quella di allora, ora per quella di ora no, ma quella della mia infanzia veramente è proprio uno struggimento. Potessi ritornare come allora, come era allora la città. E come se la ricorda? Ah, ma prima di tutto la pineta, era bellissima, era come un bosco pieno di orchidee selvatiche, di fiori, non si può nemmeno immaginare com'era bella. Anche Viareggio era un po' vecchia, vecchio paese sempre. Signora Fantini, quando ha cominciato e con che cosa? Ma l'illustrare.
con dei libricini di poesie per la Cesarina Lorenzoni di Padova. Che anno era? Chi se ne ricorda? Lei era molto giovane comunque. Sì, sì, ancora andavo a scuola. E lei illustrava soltanto delle fiabe scritte da altri in quel momento? Sì, in quel momento sì, poi dopo cominciai dei racconti lunghi per il Corriere dei Piccoli. E di che cosa parlavano questi racconti? Ah, no, erano fiabe, ora passate di moda. Proprio fiabe come le fiabe antiche. In quel periodo lavorava da sola, sempre qui a Lucca, oppure si doveva spostare? No, sempre a Lucca in quel periodo, sì. Poi per Firenze. Sì, sì. E aveva conosciuto anche alcuni suoi colleghi che erano famosi in quel periodo, come sì, Sergio Toro. Bernardini, Piero Bernardini, che era tanto bravo. Però lavoravate da soli, cioè non avevate mai fatto niente in comune? No, in comune no, ognuno nel suo, nella sua tana. E le piacerebbe lavorare a qualcosa che non ha mai avuto l'opportunità di illustrare? Musica, poesia. Poesia ne ho illustrata tanta, ma musica poca. Mi piacerebbe molta musica. Sono un giovanotto moderno. Sono un disegnatore di fumetti. Sono un disegnatore di fumetti della nuovissima generazione. Ah, o meglio, non della nuovissima, della nuova, perché una nuovissima è già una ancora più nuova in preparazione. Frigidaire. Il mensile Frigidaire doveva essere una grossa operazione commerciale, invece è fallita, è diventata una grossa operazione culturale. Si può sostituire oggi Frigidaire? No, non si può sostituire oggi Frigidaire. Noi siamo. Frigidaire può sostituire. O meglio, si può sostituire Frigidaire solo nel caso noi che lo facciamo si decida di passare a fare qualcos'altro, cosa non improbabile. Il business è abbastanza interessante, peccato non sia in mano a menti giovani e fresche, ma tutto intorno vedo un bel po' di baccalà, ma comunque vabbè, questo non è grave, diciamo che questo succede un po' dappertutto, non sono i ventenni ad avere in mano le redini del potere, ancora. Luca non ha mai osteggiato questo aspetto dello sfruttamento dell'opera figurativa e dell'espressione e culturale. Anzi, direi che questo è un aspetto positivo, purché sia sempre difesa nel primo momento, sia difeso il ruolo principale dell'autore. Luca per l'Italia per noi rappresenta il punto di riferimento del fumetto. Deve continuare a Luca? Speriamo di sì, e anzi siamo sicuri che tutti i visitatori sono contenti di questa Lucca. Le vendite vanno bene? Ottime direi, non buoni, ottime, sono contentissimo. Grazie. Hai comprato qualcosa di fumetti? Sì. E allora? Cosa comprare? Perché ti devo dire cosa comprare? Ma così è una domanda come un'altra. Io ti voglio rispondere. Perché non mi vuoi rispondere? Perché no? Perché ha cambiato qualcosa nel rapporto, diciamo, tra la persona, la gente in generale e, diciamo, l'editore che propone il fumetto? Dunque, le persone, io anzitutto sono contento dell'afflusso delle persone che sono venute a visitare, praticamente sono molti curiosi, che parecchi però si stanno fermando, che si ricordano della loro infanzia a rivedere l'uomo mascherato, Mandrake e Gordo, personaggi Mickey Mouse, Topolino, i classici Walt Disney, tutti si fermano alla casa allo stand del vino. Questo a me mi fa moltissimo piacere, perché anche se ora è un'informazione che noi diamo, domani potrebbe essere qualcosa di valido. Infatti io quest'anno ho voluto fondare un giornale nuovo per non vivere sempre nel vecchio, fondavo un giornale nuovo, che questo è l'anno primo numero uno,
che questo praticamente ci sono dei professori di pedagogia universitari dell'Università di Siena, di Firenze, che appunto spiegano che cosa è il fumetto, insomma, perché una volta noi questi giornali li custodivamo, prendevamo il giornale, ce lo portavamo gelosamente a casa e lo conservavamo, no? Ora è arrivato Mare con la televisione, logicamente non ci si sposta nemmeno dalla seggiola perché si piglia un bottone e si vede tutto. Le vendite vanno bene? C'è male, non mi posso lamentare, insomma, per quello che siamo noi, perché noi siamo un'editoria alternativa. Vede, Nervini negli anni 30 era il capostipite dei fumetti, no? Perché è stato quello che ha importato in Italia tutti i fumetti, da Topolino a tutto, no? E poi Nervini, che io dirigo questa casa editrice da 10 anni, Nervini è diventato un artigiano, Mondadori è diventato un grande colosso, si sono invertite le parti, no? Tra i fumetti delle grandi case editrici esiste anche una produzione amatoriale, i cui artefici, di solito, sono appassionati di comics, che si trasformano in editori part-time. Le riviste a cui danno vita trattano di argomenti specifici, settoriali, e spesso sono estremamente raffinate. Il loro pubblico è esclusivamente di adulti, la loro tiratura limitatissima. Glamour è una rivista per bambini? No, assolutamente, è una rivista per adulti, è nata circa 2 o 3 anni fa, però non è una rivista come le solite, ma è una rivista con un limitatissimo numero di copie, non raggiunge le 1000 unità ed è dedicata soprattutto all'adulto, anche perché all'adulto, e parla esclusivamente dei fumetti femminili, non fatti da donne, che parlano di fumetti femminili. La rivista è nata a Firenze, cioè in Toscana, è una rivista toscana, però abbraccia, diciamo, sia il campo del antico, cioè del vecchio fumetto, che il campo di quello moderno, con grandissimi disegnatori. Cioè, e tutti questi disegnatori fanno questo loro lavoro in questa rivista gratis, anche perché è una rivista amatoriale e non potremmo pagare tutti i disegnatori che intervengono dentro la rivista. Nomi famosi, come ci sono nomi famosi, quali Ugo Pratt, Milo Manara, Toppi, Battaglia e tanti altri, non dico nomi perché sono tantissimi. Per voi Lucca è una promozione? Dunque, Lucca per la nostra rivista è servita molto, soprattutto per far conoscere questa rivista, dato che ha una tiratura talmente limitata che non ha quindi una grossa diffusione, agli operatori del settore, ai disegnatori, i quali naturalmente, quando hanno visto questa rivista, e questo per noi è una grossa soddisfazione, e quando gli abbiamo chiesto qualcosa hanno subito aderito praticamente tutti. Come ad esempio i disegnatori argentini, che per il prossimo maggio ci faranno addirittura un intero glamour, appunto, dedicato al fumetto argentino, in particolar modo alla donna nel fumetto argentino. La situazione del fumetto in Argentina sta passando in questo momento, credo io. Il fumetto in Argentina sta attraversando un buon momento, forse uno dei migliori, perché è un momento di rinnovazione dove ci allontaniamo un po' di più dal modello europeo. Prima si viveva un po' con lo sguardo rivolto a ciò che accadeva fuori dal paese. Credo che ora stiamo sviluppando un concetto più locale, ma comunque rappresenta una grossa lotta a raggiungere una buona qualità allontanandosi dal fumetto commerciale. La revista Humor comenzó como una forma de dar trabajo a un montón de dibujantes que habían quedado sin trabajo. La revista Humor comenzó como una especie de impiego per tutta una serie di disegnatori che erano rimasti senza quando un altro governo argentino, militare pure quello, chiuse altre riviste umoristiche.
Ma i primi tentativi furono indirizzati soltanto all'umorismo grafico e alla critica di spettacoli ed sportive. Però la realtà sociale del paese ci spinse a dare un colore più satirico alla nostra rivista. E man mano che questo colore diventava più intenso, aumentava la nostra tiratura. Attualmente siamo primi nelle vendite, con più di 400.000 copie al mese. Questo ci dimostra che la gente vuole sapere ciò che accade, magari attraverso l'umorismo, già che gli altri mezzi di informazione, specialmente la televisione, evadono la realtà. Ed in questo momento drammatico, la gente non ha tempo per distrarsi, ma vuole essere informata. Che chiede enterarsi. Esa è la conclusione che sacamo nosotros. Sono presenti qui i cinesi da un lato, gli americani del nord, gli americani del sud e tutti effettivamente i continenti. For the first time in man's history, I'm president. Raw è una rivista di fumetti sperimentali fondata negli Stati Uniti da Art Spiegelman, un fumettaro che si è fatto le ossa nel cosiddetto movimento dei giovani underground degli anni 60. Art Spiegelman, sei stato premiato in questa edizione del Salone di Lucca. Non credi di essere un po' rientrato nelle istituzioni che combattevi con i tuoi comics? Non conosco la politica di Lucca, ma per me non ha troppo significato questa divisione tra autori di fumetti che stanno con le istituzioni o che ne sono contrari. L'unica divisione che conta nel mondo dei fumetti è quella tra artisti giovani o più maturi e tra fumettari buoni o cattivi. I tuoi fumetti sono ancora underground? No, if you like, where shall I look? Shall I look at him or him? Okay. I'm not sure that I ever knew exactly what underground comics were. Non ho mai saputo francamente cosa volesse dire underground comics. Può essere underground, sotterraneo, antistituzionale, il fumetto che disegni sul retro del pacchetto di sigarette e che poi passi al tuo amico accanto, ma il suo contenuto può anche non essere così anticonvenzionale. In America, underground comics erano quei fumetti nati per una forma specifica di sottocultura. Io non ho mai fatto fumetti per questa sottocultura. Se poi però la gente che legge i miei fumetti ritiene che sono underground, a me va bene. Stare a Lucca in questi giorni è stata un'esperienza nuova per te? Oh sì, è stato micidiale, ma è anche stato molto utile perché mi ha dato la possibilità di incontrare gente nuova, vecchi amici e tutti quelli che volevo conoscere. Ho visto come sono redatti i giornali a fumetti in Italia, qualcosa di molto diverso da quelli francesi, spagnoli, per esempio, ed ho anche avuto l'opportunità di mettermi d'accordo per pubblicare in Italia alcuni dei miei fumetti. Penso che le mie storie di Mouse saranno pubblicate presto su Frigidaire. Pensi di tornare in Italia? Perché no? Rivediamoci alla prossima Lucca.